Ragazzi, qui, aspetta. Bella ragazzi, qui sta 24 euro, ci siamo tornati su Pasaka TV, questa nuova intervista. Infatti qui con me c'è Ha Coscino. failato la intro la prima volta quella cronaca. Sì, ma perché lo devi dire? Ma che cazzo? Comunque. Ciao a tutti, sono Coscino. Io non la filo mai perché la mia è proprio a prova di rincoglionito intro, quindi tranquillo. Vabbè, quindi niente, oggi siamo qui appunto per fare un'intervista a Coscino sulla nuova mappa Origins, il nuovo DLC Apocalypse. Forse alcuni di voi si chiederanno: ma perché sto facendo questa intervista? Dici, Che perché la Microsoft ha i big ci giochi? money e no, la compra prima della PlayStation, Bravo, della Sony. esatto. Infatti, come molti sapranno, specialmente gli utenti PlayStation 3 e PC, Stanno rosicando giustamente perché la mappa la prendono un mese dopo, quando ormai è uscito GTA, Call of Duty Ghost e sì, tutto. tutti i giochi, chi più ne ha più ne metta. E quindi appunto oggi per portarvi diciamo un breve video riassuntivo, diciamo breve, ora non so, speriamo breve, cioè, non lo so, vabbè Speriamo comunque. breve, ne vuole cacciare, me l'ha detto. No, vabbè, cioè no, che dopo magari è troppo lungo la Ah, vabbè, poi magari gente. comunque metti sottofondo qualche gameplay così scaricato da utenti americani così non vedono che ne ha fatto tutto il gameplay. Ma perché lo devi dire, cioè cazzo? Vabbè, comunque, no, vabbè, metterò forse qualche immagine per fare capire meglio magari di cosa parliamo, giusto così, insomma. Sì. E quindi, insomma, prima di tutto, diciamo, cosa ti aspettavi da quest'ultimo DLC che appunto ha fatto la Treyarch? Mi aspettavo una cacata, sinceramente, però. No, vabbè, comunque è carina, perché visto i DLC precedenti che erano tipo Dying Rise, che faceva proprio cagare come mappa, c'è cioè glitch, bug ovunque. Cioè, bene o male alla fine, anche se è già uscito da un po' di giorni, non mi sembra di aver visto glitch, bug esageratamente esagerati, diciamo. Quindi, boh, devo dire che è buono. L'unica cosa che non capisco è perché i robot? Che cazzo c'entrano i robot con gli zombie? Non ho capito, cioè. Boh. Non mi torna sta cosa, cioè cazzo, da robot mo diventa Sì, in Transformers. effetti comunque l'ambientazione della mappa è molto vecchia, quindi insomma i robot Appunto, nel ma io non ho capito appunto 118. questa cosa, cioè ambientata nella prima guerra mondiale ci sono generatori al plutonio, robot, la cassa che è tipo è spaziale, non capisco sta cosa infatti. Sì, no, infatti comunque diciamo parlando più approfonditamente delle armi speciali, no? Ci sono questi quattro bastoni, di Delle cui tu Wings. hai anche fatto un video appunto che vabbè lo caricherai domani, però facciamo finta che già l'hai fatto. Dipende quando Ok? tu carichi questo video. No, vabbè, lo caricherò dopo questo video, Ah, diciamo. ok. E appunto hai fatto questo video, no, dove spiegavi appunto come si costruiscono i bastoni, se no, giusto, vero? O Sì, sbaglio? Ok. no, no, no. Anche se ancora devo caricarlo quando stiamo parlando, ma Sì, non vabbè, diciamo ma non così fate sulla cosa. caso, tutto è tranquillo e regolare, il video Tutto sul sotto canale Coscino c'è. controllo. Tranquillo, anche se non l'hai già caricato, però c'è il video, Ci andate a sarà. A vedere, ci sarà nel meno futuro. che non Noi mi parliamo al esploda il passato computer per le in questo cose del futuro. momento. Vabbè, dai, non dilunghiamo troppo. Comunque, dicevo, appunto, questi quattro bastoni, no, che hanno appunto queste quattro funzioni, cioè uno un bastone dell'aria, un bastone del ghiaccio, un bastone del fuoco e uno dell'elettricità. Cosa ne pensi di questa? Preferivi magari un'arma speciale unica? Vabbè, penso che praticamente tutti avrebbero avuto il cannone Zeus, quello di King of Earth, Ascension, Black Ops 1, diciamo. Però non ce l'hanno fatto, hanno messo i bastoni delle Winx, che ti devo dire, cioè. No, vabbè, ma comunque loro credo che abbiano messo i bastoni e non un'arma in modo da rendere la mappa un po' più complicata, capito? Cioè, così tu devi andare a cercarti i pezzi, devi costruire dei potenziali, perché se avessero messo solo un'arma, tu costruisci o trovi l'arma nella casa ed è finito. Invece si sa che tipo Call of Duty Zombie sta diventando Minecraft, quindi tu devi trovarti le armi, costruirle e cose varie, capito? Cioè ormai è così, cioè, sono Come ho detto palese. anch'io su Sì, Facebook. ho letto infatti, me l'avevi pure detto che l'avessi scritto. Sì, infatti. Infatti, parliamo anche un po' Guarda della caso, hanno messo questione. pure la pala di Minecraft su Infatti, Origins, stavo per dirlo. Parliamo assurdo. appunto della questione del metto d'oro, la pala d'oro e tutte queste belle cose Ma d'oro. che cazzo ne so, guarda, Cosa io. ne pensi delle armi che si trovano sottoterra, a posto tra le ossa, Ma diciamo? non ne ho la minima idea, ormai cioè, sulle mappe zombie trovi di tutto, cioè, assurdo. Io mi ricordo tipo le classiche di Black Ops 1, tipo King of the Earth, no? The Rise, pure quelle belle classiche di zombie, appunto, che ti sapevano di zombie, appunto. Queste Sì, mi infatti. sanno tipo di un giochino fatto così per bambini, diciamo, quasi, non lo so. Cioè, l'hanno reso un po' troppo, non lo so, un po' squallido, diciamo, man mano che stanno avanzando i DLC. Cioè, alla fine Origins è bella come mappa, non capisco perché mettere tutti questi cazzini tipo bastoni, armi che escono da terra, pale.
Cioè, alla fine lo fanno giusto per intrattenere un attimino, però. Boh. Sì. A questo punto fate una mappa un po' più magari bella esteticamente, perché alla fine Origins è tutta fango, non si vede un cazzo, la nebbia e cose varie, dico, non so, fatela un attimo più bella esteticamente invece di mettere queste puttanate magari. È ovvio, magari loro lo fanno apposta per attrarre più la gente che magari gli piace quella cosa lì e dunque si compra il DLC comunque. Sì, però cazzo, fate un gioco a parte a questo punto, non la, sì, zombie lasciatelo, lasciatelo stare. Cioè. Sì, ma comunque anch'io sono della stessa opinione, preferivo infatti le mappe di Black Ops 1. Chiamatelo, diciamo, chiamatelo Call of Duty Minecraft a questo punto. Poi parliamo anche, diciamo, delle novità che hanno inserito in questa mappa zombie. In particolare tipo ad esempio di quel macchinario che droppa, diciamo, cioè no, droppa, dove tu puoi comprare i perk random, insomma. Ah no, quella è una figata, quello mi piace invece, quello sì. È probabilmente una delle poche cose che mi è piaciuta veramente tanto di Origins. Che comunque se l'avessero messo anche sulle altre mappe sarebbe stato più bello. Anche perché magari senza sprecare appunto il fatto di mettere proprio le macchine dei perk, tu vai lì e le trovi uno a casa, comunque. Sì, no, infatti, quello mi è piaciuto parecchio. Poi magari, che ne so, invece di comprare il calcio del mulo che costa 4.000 crediti, sì, puoi andare lì a spendere 1.500 crediti. Sì, esatto, esatto. E andare... Sì, no, questo mi è piaciuto parecchio, una delle cose che mi è piaciuta parecchio di sta mappa. Infatti vorrei che la mettessero anche sulle vecchie mappe, ma non lo faranno. Però. Non credo neanche. Comunque, parliamo anche di un'altra cosa, ovvero dei generatori. Cosa ne pensi di chi è? Un'altra minchiata. Un'altra minchiata. Cioè, dico io, no... Black Ops 1, per attivare la corrente, un tasto, premi X, attiva la corrente e ti rimane attiva tutta la partita. Black Ops 2, devi attivare 6 generatori dove rischi di morire per attivarla, poi te li disattivano, cioè, ma dai, però, che cazzo? Cioè, uno se gioca a zombie deve pensare a giocare a zombie, non ad attivare 6 generatori che... Infatti, la cosa che magari non tanto mi è piaciuta di Origins è che appunto perdi troppo tempo ad organizzarti, cioè... Alla fine anche solo per fare 20 round se ne va più di un'ora, quasi quasi. Cioè, non è un modo di dire, cioè... Sì, sì. Infatti, perché comunque la mappa è medio grande come grandezza, insomma... Diciamo anche medio abnorme, considerando i vari ostacoli che ci sono, dico. Sì, quello è vero. Infatti, tipo una specie molto simile a Transit, quindi... Cioè, sì, la esatto, preparazione richiede esatto, molto tempo. Ma ci sono molti spazi vuoti che magari andrebbero sostituiti con spazi un po' più stretti, ma pieni di roba, non vuoti e senza un cazzo, capito? Sì, sì, ho capito. Cioè, io paragono sempre a Kino der Toten. Cioè... Cazzo, era stupenda quella mappa. Cioè, se facessero un'altra mappa molto simile a quella, cioè, sarebbe stupenda. Invece no, devono farla tipo Transit, che è strana. Vabbè. Ambigua. Poi parliamo di un'altra cosa che penso quasi tutti voi saprete, ovvero la sostituzione della pistola iniziale con la Mauser. Guarda, all'inizio non mi piaceva proprio perché la Mauser, poi ho visto com'era potenziata, porca vacca, una bestia potenziata. Però, visto che su sta mappa ci sono le Mustang e Sally, forse sarebbe stato meglio lasciarla la pistolina, l'M1911. Perché appunto, facendosi Mustang e Sally, col esatto, PHD Flopper... Sarebbe stata una figata, ecco. Appunto, invece col PHD Flopper, non lo puoi, infatti non lo prendo, perché l'avrei preso sicuramente se ci fosse stata le Mustang e Sally, però in questo caso no. Non serve e a nulla. A proposito di PHD Flopper, preferivi il PHD Flopper che c'era su Buried, ovvero il PHD Flopper permanente? Sai già la risposta. Quello di Buried, vero? Ma proprio, guarda, ma vaga. Cioè, ma no, cioè, lì in pratica, tipo, faili un salto, lo perdi e muori, c'è cioè, una cosa assurda. Ah, cioè. Ah, quello è vero, sì, da una parte è vero, però almeno non devi stare lì a comprarlo ogni volta. Ma io preferirei mille volte comprarlo, cioè... Comprarlo, lì, cioè, veramente, cioè, sbagli un attimo un salto, lo perdi e muori. Cioè, tu non sai quante volte sono morto per tuffarmi a pesce, poi non so perché non mi esplodevo e morivo perché mi uccidevano gli zombie. Ma però considera che tipo su Origins non ci sono tutti questi dislivelli, quindi insomma... E infatti cosa... su Origins per questo ti ho detto che il PHD Flopper è inutile. Anche perché non ci sono le Mustang, non ci sono zone dove saltare a pesce, quindi è inutile. Infatti, anche per quello sì. Comunque, sì, vabbè, preferisci quindi il PHD Flopper che tu lo vedi, sei sicuro di avercelo e non fai fail. A voglia! Ma certo, cioè... Magari ti tuffi, ti sei dimenticato un attimo che non ce l'hai, muori, cioè basta. Finito. In effetti è vero. Cioè, hai perso il mondo, hai perso. Ecco, poi parliamo anche dei boss, no? Dei boss che ci sono in questa mappa. Ti giuro, ovvero... ti stavo per parlare, te ne stavo per parlare. Ma hai letto nel pensiero. Ecco, il guarda. Panzer Strike, mi sembra, come si sì, vabbè, io lo chiamo Bud Spencer, si chiama Panzer Soldier. Ci assomiglia, sì. Vabbè, secondo me l'hanno fatti un po' troppo forti, perché...
Allora, prima di tutto non capisco perché farli arrivare già dal round 7-8. Cioè, tu al round 7-8 non hai un cazzo di armi, come fai a ucciderli? A meno che non hai culo che ti esce la regola Mark 2 della cassa, cioè, uno muore, tipo, su 4 giocatori minimo uno muore. Cioè, non sì, puoi poi farci con nulla. Lanciafiamme, arpione, cioè... Sì, c'ha arpione, lanciafiamme, muore con 20 caricatori in testa, cioè, assurdo. Infatti con me l'avrei potuto fare magari un attinente al round. Tipo, round 7 muore con tipo un caricatore in testa. Certo, ma non certo. Che al round 7 devi tirare tre armi da addosso, capito? Cioè. Vabbè, poi c'è l'altro boss che, vabbè, non chiamiamolo boss, diciamo quel robot, quei tre robot. Sì, quei tre robot che ti spiace, che non è qualche altra cosa che ti ho detto già dall'inizio, che non capisco perché l'abbiano messa, che non c'entra nulla con zombie. Sì. Una cavolata. Tu ti distrai un attimo, ti schiaccia e sei morto, cioè è una cosa veramente assurda. Non ne capisco il senso anche di questo. Anche che ci sarebbero zone dove, diciamo, sarebbe comodo girare. E invece no, lì ogni tanto ti casca uno zombie, un robot in testa lì. Ma però se c'hai l'elmetto d'oro non fa l'effetto che tipo ti protegge. Sì, però che palle andare a prendere l'elmetto d'oro, ci metti mezz'ora. Cioè. Devi scavare tipo quante buche, 30, appunto. 40. Sì, cioè, è una cosa assurda. Sì, insomma.